Cosa c'è? Vision Air, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. La vita di Bud Spencer diventerà un film, lo ha annunciato il figlio Giuseppe Pedersoli durante la cerimonia d'apertura del Terni Pop Film Fest, festival del cinema popolare in corso in questi giorni nella città e che è stato inaugurato con un ricordo dedicato all'attore. Molto toccante l'intervento di suo nipote Alessandro, che ha raccontato: «Mi sono abituato a vedere mio nonno come Bud Spencer soltanto negli ultimi anni, perché nei film c'era quasi quella stessa quotidianità che vedevo ogni giorno. Poi ho iniziato a capire perché fosse così amato nel mondo e la risposta l'ho trovata nella sua autenticità. Anche quando viaggiava in aeroporto si fermava sempre a parlare con le persone che lo chiamavano. Diceva che in fondo il suo successo dipendeva da loro». E dopo la recente scomparsa di Burt Reynolds, un suo carissimo amico è stato chiamato a sostituirlo nel cast del nuovo film di Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Il suo ruolo verrà affidato a Bruce Dern. L'attore, 82 anni, sarà George Spann, un ex cowboy quasi cieco, proprietario dell'omonimo Spann Ranch, location di molti western che ospitò Charles Manson. I protagonisti principali, lo ricordiamo, saranno Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. È già sul set invece Tom Hanks, impegnato nel film biografico che vede protagonista Fred Rogers, pastore protestante e personaggio televisivo americano. Il progetto è ancora senza titolo, ma già si sa che arriverà nei cinema degli Stati Uniti nell'ottobre dell'anno prossimo. Il protagonista divenne famoso per lo show Mr. Rogers' Neighborhood, che lo vedeva discutere con grande semplicità e gentilezza di argomenti importanti. Torniamo in Italia perché alla prossima Festa del Cinema di Roma verrà presentato in anteprima The Miseducation of Cameron Post di Desiree Akhvan. Il film con Chloe Grace Moretz ha vinto l'ultimo Sundance Film Festival. La storia è ambientata in una cittadina del Montana nel 1993, dove la giovane Cameron Post, sorpresa a baciarsi con una ragazza durante il ballo della scuola, viene spedita in un centro religioso per una terapia di conversione che dovrebbe guarirla dall'omosessualità. Il film uscirà in sala il 25 ottobre. Per il momento è tutto, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema e delle serie TV, venite a trovarmi sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!